Nuove accuse per l'ex presidente del Catanzaro Calcio Giuseppe Cosentino. La procura di Palmi, retta da Ottavio Sferlazza, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 13 persone coinvolte nel secondo atto dell'indagine Moneygate. In questo nuovo troncone di inchiesta gli inquirenti muovono contestazioni di reato per fondi sottratti dal 2006 al 2013. Prima arrivavano fino al 2011 alla Gicos Import Export SRL, impresa operante nel settore di articoli per la casa, il cui amministratore unico è proprio Cosentino. Adesso c'è un nuovo indagato, si tratta di Antonio Repaci, professionista di Gioia Tauro, componente dell'Ordine dei Commercialisti di Palmi. Repaci si legge nel capo di imputazione quale componente supplente del collegio sindacale della Gigos e di fatto gestore occulto della contabilità della società, per tale motivo in conflitto di interessi, nonché esperto di diritto commerciale e tributario, è accusato insieme a Cosentino e a sua figlia Ambra e ad altri indagati di aver dato vita ad un'associazione al fine di commettere un numero indeterminato di delitti di appropriazione indebita, reati fiscali tra i quali emissione di fatture e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele e riciclaggio. Secondo i PM Anna Pensabene e Salvatore Rossello, 5.600.000 euro tramite Repaci sarebbero rientrati in Italia attraverso lo scudo fiscale. Questo denaro sarebbe poi confluito su conti correnti intestati alla società Sirefeed, riconducibile a Cosentino, e utilizzato in parte per investimenti finanziari personali con pregiudizio per la Gicos. Un giro di denaro troppo strano che adesso ha visto allargare il quadro di accusa per l'ex presidente del Catanzaro Calcio. Angela Panzera per la CNews 24.